Allora, intanto, prima di leggervi un paio di pagine che ho estrapolato, vi leggo la trama così vi fate un po' l'idea di cosa si parla in questo libro, che peraltro, ripeto, io consiglio perché è molto ben scritto. Nel senso, sul Kurdistan io avevo già letto un paio di libri, però non erano romanzi, erano più che altro delle guide relative alla storia e ai problemi appunto delle persecuzioni. Questo libro invece è inerente appunto a questo discorso delle persecuzioni, però è scritto appunto come un'autobiografia, cioè con lo stile del romanzo, e quindi in realtà è avvincente, appassionante, è scritto proprio bene. Il sogno di Joanna Lascari, nata a Baghdad da padre iracheno e madre curda, è abbandonare la capitale e trasferirsi presso la nonna materna, tra le valli della regione del Kurdistan, dove ogni estate trascorre le vacanze. E il suo cuore viene conquistato dai racconti sui coraggiosi peshmerga, i combattenti curdi per la libertà. All'età di 15 anni conosce l'affascinante Sarbaz, militante del PUK, e si unisce a lui nella lotta per i diritti del popolo curdo. Sulle montagne del nord, i due giovani intraprendono un viaggio disperato verso la libertà. Sopravvissuta ai bombardamenti dello spietato Ali Sinico e alle violenze della terribile polizia segreta, la sua vita regala al mondo una preziosa testimonianza di coraggio e impegno per la pace e la libertà. Vi faccio vedere la fotografia della protagonista con suo marito e con suo figlio. Poi lei è riuscita a trovare, diciamo, a essere accolta, penso, come rifugiata in Inghilterra. Vedete qui con suo figlio in Inghilterra. Vi faccio vedere magari qualche altra fotografia. Allora. Qui ad esempio c'è una sua amica che praticamente ha fatto la fotografia davanti alle splendide vallate del Kurdistan iracheno, perché per chi non l'avesse mai visto, in realtà il Kurdistan è veramente molto bello, dal punto di vista paesaggistico. Cioè ci sono praticamente delle vallate e delle montagne stupende. Peraltro molto probabilmente lì, prima di diventare islamici, comunque praticavano il culto del fuoco, perché avevo provato un po' a studiare ad esempio il capodanno curdo di Nowruz, e praticamente echeggiava di questa ritualità pagana del culto del fuoco, che peraltro in realtà era tipica anche di zone come il Tagikistan, l'Uzbekistan o l'Azerbaigian. Sono praticamente tutte zone che subiscono comunque gli influssi, che avevano comunque subito gli influssi dell'Iran, quindi comunque della cultura persiana, comunque anche di Zoroastro, quindi praticamente in tutte quelle zone lì, prima che arrivasse l'Islam, era diffuso il culto del fuoco. Poi ovviamente determinate usanze pagane le hanno mantenute, ad esempio durante le feste, anche se ovviamente loro non si dichiarano più pagani, si dichiarano islamici, però in realtà sono tutte ritualità tipiche del paganismo. Qui ci sono altre fotografie della famiglia dell'autrice e di suo marito. Comunque, ripeto, è scritto molto bene questo libro, quindi lo consiglio, nel senso, può essere letto anche da una persona che magari non ha mai studiato nulla sul Kurdistan, perché comunque è scritto in maniera molto chiara e spiega bene tutta la vicenda. Queste sono fotografie dell'autrice da giovane. Allora, noterete che queste praticamente penso che risalgano agli anni 70. Penso che risalgano agli anni 70 e praticamente, come vedete qui, l'autrice è vestita, tranne in una fotografia, è vestita comunque all'occidentale. Tenete presente che all'epoca, anche in Afghanistan, le donne e in parte anche gli uomini tendevano a vestirsi all'occidentale. Sì, lo so che a noi sembra strana come cosa, però questa cosa era tipica anche del contesto afghano. Nel senso, se andate a vedere le immagini delle donne in Afghanistan negli anni 50 e 60, vedrete che praticamente sono vestite come erano vestite le ragazze europee con la minigonna. Idem dicasi parlando dell'autrice quando era giovane, quindi praticamente anni prima degli anni 70 e anni 70, come vedete, anche in Iraq le donne si vestivano come le occidentali. Questo discorso ovviamente della recrudescenza del
dell'estremismo islamico, ovviamente poi l'ha portato ai suoi massimi livelli Saddam, o comunque anche diciamo suoi aiutanti, ecco, perché ovviamente era tutta una combriccola di criminali che era lì al governo. Allora, direi appunto di leggervi un paio di pagine che io ho selezionato. Vi dico subito che sono pagine abbastanza, sono pagine abbastanza pesanti, nel senso sono parecchio, diciamo, trattano di un tema alquanto macabro, che è appunto quello dei bombardamenti chimici e poi anche delle esecuzioni che il governo iracheno ha fatto nei confronti dei curdi. Allora, vi dico subito che, siccome appunto sono cose piuttosto pesanti, se non ve la sentite di sentirle, perché magari siete persone sensibili, allora interrompete il video, nel senso, io non voglio creare appunto situazioni difficili da un punto di vista emotivo al mio prossimo. Vi dico, ecco, se qualcuno fosse veramente tanto sensibile e sentisse di non poter sopportare la videolettura dove appunto vi dico nei dettagli che cosa è successo nei confronti dei curdi, interrompete il video. In sintesi, però, appunto, sappiate che Saddam Hussein, appunto i governatori iracheni, hanno fatto delle cose alquanto macabre, alquanto agghiaccianti. Quindi chi non se la sentisse di sentire nei dettagli può interrompere il video. Adesso vi leggo appunto le pagine che ho selezionato in merito a questo discorso del bombardamento chimico e delle esecuzioni che sono state fatte dall'esercito iracheno. Allora, intanto vi faccio vedere la cartina. Allora, qui praticamente c'è l'Iraq e l'Iran, e vedete praticamente il Kurdistan è qui, nella parte nord dell'Iraq. E praticamente ovviamente tutta questa parte qui chiede l'autonomia dall'Iraq, chiede appunto di essere considerata una regione autonoma. Come vedete poi confinano anche con la Turchia e la Siria. Avevamo appunto detto che anche gli stessi turchi avevano perseguitato i curdi. Allora, questa è praticamente la prima parte dove l'autrice parla dell'attacco chimico. Sobbattaglia ha ruggito improvviso e inaspettato dei motori. Anche se eravamo costantemente sotto attacco, quel giorno c'era qualcosa di strano. I nostri nemici non avevano rispettato il solito orario. Generalmente potevamo regolare gli orologi in base ai bombardamenti pomeridiani e serali. Ero nel panico, ero troppo lontana da casa per raggiungerla e mettermi in salvo, così scartai di lato allontanandomi dal sentiero e mi rannicchiai, aspettando il momento giusto per affrettarmi verso casa e rifugiarmi in una stanza d'angolo. Proprio allora notai qualcosa di strano, queste bombe erano decisamente diverse, scendevano silenziosamente e mettevano nuvolette di un bianco grigiastro. L'angoscia mi seccò la bocca mentre continuavo a guardare quello strano spettacolo. Cercavo di impedire alla mia immaginazione di immaginare uno scenario peggiore. Forse quegli ordigni silenziosi erano innocui. Poi avvenne un'altra cosa insolita. Cominciarono a cadere uccelli dal cielo. Istintivamente urlai, piovono uccelli. Ero sbalordita, ma continuavo a guardare intorno. L'orizzonte del cielo pomeridiano era punteggiato da bagliori e macchioline dai colori sgargianti che precipitavano al suolo. Questi puntini variopinti erano uccelli, i poveretti battevano le ali disperatamente e cadevano pesanti come sassi, giù, giù, fino a toccare terra. Sussultai, sentendo terribili tonfi tutti intorno a me. Avevo sempre amato gli uccelli, non riuscivo a sopportare di assistere a un tale pietoso scempio. Se gli uccelli cadevano dal cielo, significava che dovevo muovermi e in fretta, per correre velocemente al rifugio. Ma ero bloccata, come se fossi di ghiaccio. Scrutai il sentiero, cercando di vedere mio marito. Poi, salto un po', praticamente l'autrice continua a vedere queste strane bombe che cadono giù dal cielo, e proprio in quel momento un uccello mi cadde davanti ai piedi e il colpo sordo dell'impatto mi tolse il respiro. La povera creatura stava soffrendo in modo atroce.
Il suo minuscolo becco nero sforbiciò con forza, poi con più lentezza, cercando invano di far entrare più aria possibile. Restai immobile perché gli ordigni non smettevano di precipitare dal cielo. Potevo udire il battito accelerato del mio cuore, mentre quegli strani misteri emanavano gruppi di fumo fluttuanti che si trasformavano in nuvole di colore marrone che, soffocanti, abbracciavano il suolo. Un altro volatile mi cadde vicino. Ero abbastanza intelligente da sapere che il comportamento degli animali è il primo indicatore di un attacco chimico. Questo allora era il bombardamento con i gas velenosi promesso da Ali al-Majid. Spaventata, dimenticai ogni prudenza, balzai in piedi e mi misi a correre lungo il sentiero verso casa, temendo di morire. Poi lei, ad un certo punto, incontrò il marito, che appunto le conferma che è un attacco chimico, e loro praticamente entrano praticamente in questa casa e armeggiano per prendere le maschere antigas. Però purtroppo Joanna non fa praticamente in tempo a mettersela e di fatto respira un po' questi gas velenosi. Sentivo che stavo per esplodere, fui costretta a inspirare quei fiocchi di gas. Anche i miei occhi cominciavano ad appigliare il loro effetto. Era come se fossero in fiamme. Il dolore era così intenso che mi sembrava di avere degli aghi roventi succhiati nei miei bulbi oculari. Non riuscivo più a sopportarlo. Iniziai a strofinarmi gli occhi con le mani, senza preoccuparmi del fatto che ci era stato raccomandato di non toccare mai quella parte così delicata durante un attacco chimico. Ho il gas negli occhi, strillai, cominciando a soffocare per l'aria avvelenata che si era mai prodotta nel rifugio. Crollai a terra, mio marito si inginocchiò vicino a me, una nebbia viscida mi intorpidiva i sensi e mi offuscava il pensiero. Ebbene, sta morendo, pensai. Quindi, come vedete, sono appunto una testimonianza di questa persona sopravvissuta a questo attacco chimico. Peraltro, ricordatevi che stessi attacchi chimici sono stati praticamente usati anche recentemente in Siria. Non si sa bene chi, nel senso, almeno quando l'avevo letto la notizia, non si sapeva bene chi li aveva sganciati, se appunto era stato il loro presidente Bashar piuttosto che la Russia, non era ben chiaro chi li avesse sganciati. Comunque è successo e vittime sono state soprattutto bambine, perché mi pare che appunto l'abbiano fatto nelle vicinanze di una scuola, quindi di fatto c'erano delle fotografie strazianti di questi bambini avvelenati a quel modo. Vi leggo poi cosa è stato fatto dall'esercito iracheno, praticamente qua siamo nel 1972, ai giovani curdi, praticamente di un'età tra i più o meno 25 anni e 15 anni, 14-25 anni, in questa zona del Kurdistan, che poi è stata soprannominata la collina dei martiri. Praticamente la vicenda è successa. No, è successo un po' prima, ecco, rispetto al 1972. È successa praticamente quando è nata l'autrice, un po' dopo che è nata l'autrice, quindi praticamente, vediamo un po' se c'è la data precisa. Allora, lei nel 72 aveva 10 anni, quindi appunto è successo quasi nel 1960 qualcosa. Poco dopo la mia nascita c'erano stati molti scontri tra i soldati iracheni e i curdi. Un giorno l'esercito di Baghdad, che occupava Sulaimania, che appunto era la città natale di sua madre, aveva fatto retate tra gli studenti e i giovani da 14 ai 25 anni. Per fortuna quella volta lo zio Aziz era scappato alla cattura, che gli sarebbe potuta costare la vita. I militari avevano obbligato i giovani curdi a marciare attraverso le strade della città e li avevano convogliati nel punto più alto, una collina invisibile dai molti abitanti di Sulaimania. L'avevano data ai prigionieri delle pale e li avevano obbligati a scavare. Il terrore si era impossessato degli spettatori, così come dei ragazzi portati lassù, perché avevano immaginato che i soldati li stessero obbligando a scavarsi le tombe, dove li avrebbero gettati dopo averli fucilati.
Una volta che le fosse erano state pronte, i soldati avevano ordinato alla maggior parte dei giovani di entrarci e agli altri di gettare la terra sui loro compagni e parenti fino a lasciarne fuori solo la testa. Poi avevano costretto i ragazzi rimasti a discendere nelle altre fosse e avevano fatto lo stesso con loro. L'immagine che ne era risultata era di poco inquietante, null'altro era visibile sul terreno se non file e file di teste umane che si contorcevano. La folla era disorientata, ma per un attimo si era sentita sollevata. Quello non era il metodo che solitamente il governo usava per uccidere. Negli astanti si era acceso un barlume di speranza. Pensarono che i giovani sarebbero stati lasciati ad arrostire per un po' sotto il sole cocente, poi sarebbero stati liberati e sarebbero tornati a casa. Con l'orgoglio ferito, la testa piena di bruciature e navigli. Poi, però, un carro armato era stato portato qui sulla collina. Dinanzi a una quantità di persone inorridite era stato ordinato al comandante del tank di passare sulle teste dei giovani e di polverizzarle, e così era accaduto. Si era scatenato il caos, i soldati avevano tenuto lontano la folla sparando dal Teccaduomo, e c'era voluto molto tempo prima che il carro armato riuscisse a fracassare tutte le teste. Le autorità irachene non avevano nemmeno provato a nascondere quella carneficina, dichiarandosene addirittura orgogliose. E avevano invitato i familiari delle vittime a riflettere su quello che accadeva a chi persisteva nel combattere contro il governo centrale. Ma i curdi non si erano lasciati intimidire, anzi, quella tragedia aveva avuto l'effetto opposto. Da qui in poi, di fatti, inizia tutta una serie di attentati contro il governo iracheno, fatti appunto dal Peshmerga, per cercare di uccidere il presidente che aveva praticamente dato l'ordine di commettere questo crimine, che all'epoca era Abdul Salam Arif, presidente dell'Iraq. C'è poi tutta una serie di guerriglie tra i soldati iracheni e i ribelli curdi, e tenete presente che durante appunto queste vicende i soldati iracheni si macchiano anche di sterminio e massacri nei confronti dei civili, quindi praticamente dei villaggi curdi vengono appunto uccisi, i civili vengono anche abbattuti gli animali, avvelenati i pozzi e incendiate le case. Tra l'altro lo stesso zio dell'autrice praticamente era stato arrestato in un'occasione successiva ed era stato torturato, e le torture l'avevano praticamente reso sordo, e per di più l'avevano anche traumatizzato. Difatti lo zio dell'autrice non si riprenderà più dalle violenze subite. Allora, adesso inquadro la pagina prima che qualcuno dica che, ecco, diciamo che era, cioè non penso che sia molto probabile, però si sa mai, nel senso che passi qualcuno che particolarmente, diciamo, idolatra di Saddam e compagnia varia, ecco, diciamo che qui in Italia non è che ce ne, probabilmente non c'è nessuno, però sia mai che ce ne fosse qualcuno, sempre meglio inquadrare la pagina, eh. Quindi, come vedete, questa zona del Kurdistan, quindi la collina si chiama Shedan Gerdai, o Gerdai, non so come si possa pronunciare. Comunque la collina dei Martiri, come vedete, è un luogo famoso, ecco, tristemente famoso, famigerato, perché proprio su quella collina è successo questo massacro di giovani curdi, erano praticamente tutti ragazzi giovani, che praticamente sono stati ammassati in questo modo così abominevole, cioè facendogli passare sopra un carro armato. E addirittura poi il governo iracheno aveva, cioè non aveva neanche nascosto questa cosa, anzi l'aveva appunto usata come monito, cioè appunto come se servisse da lezione per gli stessi curdi. Va bene, niente, allora concludo qui. Spero che sia stato un video utile e interessante. Il libro ovviamente è consigliato, quindi vi consiglio di cercarlo nelle biblioteche, tanto è recente. È uscito praticamente nel 2007.
l'autrice, che l'ha scritto insieme alla donna protagonista, quindi a Joanna, praticamente è Jeanne Sasson, autrice di numerosi bestseller internazionali che testimoniano le difficili condizioni di vita delle donne nel mondo arabo. Questa autrice ha scritto anche altri libri che io non conosco, non ho letto, però che sembrano appunto interessanti. Dietro il velo, schiave e tradita, quindi appunto è un'autrice specializzata un po' in condizioni della donna del mondo arabo. Niente, che altro dirvi? Allora, concludo qui la videolettura. Vi ho dato un po' diciamo, penso di avere un po' recensito che tipo di libro è, cioè che appunto è questa, la storia di questa donna che appunto descrive un po' le violenze subite dal regime di Saddam Hussein, quindi comunque una testimonianza interessante, ripercorre un po' la storia del popolo curdo e delle relative persecuzioni commesse dal governo iracheno. Quindi è un libro sicuramente utile e interessante. È scritto bene, in realtà può essere letto anche se appunto non conoscete tutti i retroscena, perché comunque è scritto bene e scritto in maniera, diciamo, con uno stile anche molto, molto avvincente, è proprio scritto bene come libro. Quindi sicuramente è un libro che io vi consiglio. Direi appunto di concludere qui. Allora, se troverò comunque altri libri interessanti su questo discorso, magari anche un approfondimento relativo a Saddam, sicuramente comunque l'argomento lo riprenderò. Quindi, se io poi, vabbè, in genere gli argomenti magari li metto un po' da parte per qualche mese, poi però se trovo un libro interessante che mi permette di riaprire e riaggiornare l'argomento, comunque gli argomenti li riprendo. Quindi comunque se siete interessati a, diciamo, questa analisi relativa al Kurdistan e relativa all'Iraq, tenete presente che se troverò un altro libro, un'altra testimonianza, comunque lo leggerò volentieri. E detto questo, saluto tutte le persone che hanno visto il video. Sotto vi metto comunque il primo video che avevo fatto dedicato al Kurdistan, così andate comunque a leggere anche il discorso relativo alla Turchia e alla poesia curda. E poi, appena possibile, ovviamente riporterò anche tutto in formato scritto, quindi comunque poi lo troverete anche caricato in formato PDF. E detto questo, ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato il video, spero sia stato un video utile e interessante.